Abbiamo iniziato questo rapporto di lavoro all'inizio, ma che poi insomma è diventato qualcosa di molto più profondo. La prima volta che ci siamo visti andava veramente felice, io di più, perché iniziavo una nuova avventura con una persona comunque che mi aveva voluto, mi aveva cercato e questo era molto importante in quel momento per me. Io al tempo facevo il fantacalcio e compravo Baggio e mi svenavo per averlo nel fantacalcio. Quando l'ho visto nel Brescia entrare negli spogliatoi, per me era il realizzarsi di un sogno. L'avevo conosciuto già all'Inter qualche anno prima, era il mio idolo da bambino e ritrovarmelo poi in camera insieme per qualche volta già un sogno che si avveri. Lui è stato troppo forte per gli altri, è stata una fortuna incredibile giocare con lui e la sua fine. Praticamente in hotel c'erano un sacco di tifosi che ovviamente volevano la firma, fare la foto e il mister mi disse: quando sei stanco ti tocchi la testa e io vengo lì ti porto via. Mi sono messo a filmare, a fare le foto, una roba un'altra e non smettevo. A un certo punto lui mi fa: oh, ma chi c'era la testa? Però dopo una Brescia con praticamente le gambe quasi a pezzi, quindi si doveva gestire, però non si è mai permesso il mister di dire: però quello non fa niente. No, assolutamente, Robby, tu sai come ti devi gestire. Facendo così ci ha fatto fare i risultati. Perché purtroppo l'età passava e le mie ginocchia creavano sempre più problemi. Il fatto di aver trovato una persona come lui che mi ha capito il problema che stavo vivendo e mi ha dato tutta la sua disponibilità è stato fondamentale per poter giocare ancora 4 anni. Lui amava tutti i giocatori, devo essere sincero, lui amava dal portiere a chi stava in panchina, dava fiducia a tutti e trattava quasi tutti nella stessa maniera, dico quasi tutti perché Roberto Baggio era un caso a parte. Gli permetteva cose che ad altri giocatori insomma non gli avrebbe mai permesso. Lui aveva paura dei cani, non lo so se è vero, no? Qualche giorno prima un mio compagno è arrivato con un cane lì all'allenamento, lui era uscito e si era spaventato, allora ha fatto: ciao, di chi cazzo è quel cane? Voglio vedere cani qua, portatelo via, mi fanno paura, porca puttana, via questi cani. Dopo 15 giorni, non lo so, io avevo mio figlio Mattia e avevamo questo labrador, allora mia compagna fa allenamento e mio cane, figurati, era abituato con i palloni, no? Come ha visto il pallone, shum, in mezzo al campo a giocare, e il mister esce, vede sto cane che correva come un missile, capito? Lui che aveva preso paura, ma sai far cane! Visto, gli fanno: è De Robby! Oh, fammelo giocare, dammi un biscottino! L'ha imparato che noi tutti i allenatori devono trattare il giocatore della stessa maniera, no? E Roberto è diverso. Vincente ed emozionante. Proprio quel giorno è anche il primo giorno di Guardiola al Brescia, allo stadio.
Timo pronti via, 1-0 per lui. Sale Petruzzi, attenzione, piazza dentro, guardate il calcio, al volo, il gol. E scuola arriva, grande gol, Roberto Baggio, Mazzoni. Vinciamo 1-0, poi perdiamo 3-1. Sala molto lunga, guardate Sala, tutto libero, e va lì, un po' sbagliato. Palla fuori, arriva Cristiano Doni, controllo, e porta. Gian Paganin, palla dentro, Comandini, e fa 3-1. Da parte dei tifosi Atalanti c'era qualche coro sempre verso Mazzone. Mazzone scatenato. Tutti siamo legati alla nostra famiglia, ai nostri genitori, soprattutto alle nostre madri, no? Lui visse il dramma di perdere la mamma, tra l'altro giovanissima, proprio tra le sue braccia, no? Va bene tutto, ma ci sono delle robe che non vanno toccate. Era ancora Roberto Baggio, riaccendere speranze che andavano superando, sì. Da Brescia il lancio, pare, Baggio, gran gol. Quando lui dice se facciamo il terzo gol vengo là sotto, io già sapevo che se facciamo il terzo gol sarebbe andato là sotto. Mazzone, qualcosa da dire ai tifosi della curva atalantina? Se famo 3-3 vengo sotto la curva. Ero a casa con mia madre e non appena Baggio fece quel terzo gol io dissi a mia madre: papà va sotto la curva. Guarda la porta, ancora in corsa, rete sul primo e gol. Detto, ma non potevo mai immaginare una cosa del genere, no? 3-3, ha fatto quello che ha promesso. Lui era così, non si tirava mai indietro con qualsiasi cosa. E lui gli si può dire tutto tranne che non sia uno di parola. Guardiola era seduto vicino a me, vicino al presidente. Questo è il mio allenatore? Ma è matto, questo è matto. Molina lo aspetta. Io che faccio una corsa così saranno 20 anni. Veramente, sono arrivato con il cuore in gola e ho avuto uno sfogo terribile. Mi ha sorpreso perché non pensavo mai che Mazzone fosse capace di correre. Ecco. La fai perché la vivi, la fai perché sei un passionale, la fai perché sei un istintivo, la fai perché non stai tanto a pensare adesso mi riprendono, poi dopo mi giudicano, poi dopo è partito. Però onestamente le provocazioni sono state tante. Mi è stata toccata la cosa più bella che ho avuto nella mia vita, mia madre. E in più la mia città. Lui impazziva. Andava fuori proprio. Avrebbe fatto qualsiasi cosa, penso. E mi ricordo Peppe che mi guardò e mi disse: ma sono tutte così le partite? Quando si tocca la mamma va bene tutto. Stati 4 anni bellissimi per me, perché comunque sia la realtà della provinciale è sempre una realtà di umiltà, no? E a me piaceva molto sta cosa, perché comunque sapevamo tra virgolette che avevamo dei limiti, però ci mettevamo dell'altro, no? L'altro era cuore, determinazione, coraggio, insomma.
sempre detto che prima del calciatore, dice, io ho allenato l'uomo, e quindi ha sempre dato importanza nel trasmettere quei valori umani a ciascun ragazzo che ha avuto il piacere di allenare.